Salve a tutti e benvenuti a questa nuova lezione, la numero 5, sugli organi regionali e le relative competenze e funzioni. Parto, come di consueto, dal riepilogo dei contenuti della lezione precedente, in cui ho illustrato le principali fonti primarie e secondarie delle regioni. Focalizzando l'attenzione su alcune tematiche particolari, fonti del diritto, fonti dell'Unione Europea e il loro rapporto con le fonti statali e regionali, l'autonomia legislativa, regolamentare e statutaria, lo statuto regionale, la legge regionale e il procedimento legislativo che include la fase dell'iniziativa, la fase dell'istruttoria, l'approvazione, la promulgazione e la pubblicazione della legge. Il tema della valutazione dell'impatto delle leggi, i testi unici regionali, la potestà regionale regolamentare, per poi arrivare alla conclusione del tema oggetto della lezione numero 4. Questa nuova lezione invece verte sugli organi delle regioni e sulle loro funzioni, come vi ho già accennato. Tratteremo in particolare della regione inteso come ente territoriale, quali caratteristiche ha, quali funzioni ha, quali sono gli organi regionali necessari, in particolare dunque parleremo del Consiglio, della sua organizzazione, delle peculiarità che lo contraddistinguono e delle sue funzioni, del Presidente della Regione che è all'intempo Presidente della Giunta regionale, della Giunta, cenni all'organizzazione amministrativa degli organi, cenni al Consiglio delle autonomie locali, che cosa si intende per organi di garanzia statutaria, chi è il difensore civico per arrivare poi alla conclusione anche di questa quinta lezione. Che cos'è la regione? Allora, le regioni nascono per rispondere ad un'esigenza di unità della Repubblica, che passa però da un sistema di autonomie locali. E le autonomie locali rispondono in ultima istanza agli interessi unitari dello Stato. Sappiamo che l'articolo 5 si basa su due concetti della Costituzione, si basa su due concetti fondamentali, quello della unità e indivisibilità, della autonomia e del decentramento della Repubblica. Lo Stato italiano è uno Stato regionale e come tale si pone in antitesi rispetto ad altre tipologie di Stati, quali lo Stato centrato, di cui esempio tipico è la Francia, o lo Stato federale che è esistente in alcuni paesi europei come l'Austria, il Belgio, la Germania. Il nostro invece è uno Stato regionale, che però non si realizza attraverso l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, poiché al momento dell'adozione della nostra Carta Costituzionale mancavano le norme che dettassero una chiara definizione dei rapporti tra Stato e Regioni. Si prosegue nel 68 con la legge elettorale 108 del 68 e nel 70 con la legge finanziaria, la legge 281, che hanno permesso le prime elezioni dei consigli regionali che si tennero il 6 e il 7 giugno 1970. Sino a quel momento l'unica normativa esistente in relazione alle regioni era stata la cosiddetta legge Scelba, la legge 62 del 53. Nel 1971, con legge del Parlamento, vennero approvati tutti gli statuti delle 15 regioni ordinarie. Nel 1972 furono varati i decreti delegati e trasferite le funzioni alle regioni. Nel 75, la legge 382 impegnava il governo a ridisegnare l'assetto delle funzioni da trasferire attraverso un processo di delega che individuasse in maniera organica l'esercizio delle funzioni e infine nel 77 vi fu il completamento del passaggio di funzioni alle regioni e la reale, effettiva, concretizzazione dell'attività regionale che non si ebbe con l'adozione della Carta Costituzionale, ma soltanto negli anni 70, alla fine degli anni 70. Quindi fu un iter storico particolarmente lungo,
C'è da dire che a seguito di tutto ciò, l'evoluzione normativa inerente alle disposizioni sulle regioni vede innanzitutto le riforme Bassanini del 97, in particolare la legge 59 del 97 e il decreto legislativo 112 del 98. Con le leggi Bassanini si determina che cosa? Una riallocazione dei poteri e delle funzioni a favore delle autonomie locali. Gli effetti che ne scaturirono furono il federalismo amministrativo a Costituzione invariata, cioè pur in assenza di una novella costituzionale, e la realizzazione del principio di sussidiarietà. Con federalismo amministrativo si intende il trasferimento, la delega dal centro alla periferia della generalità delle funzioni amministrative non strettamente collegate alla cura degli interessi generali e alle esigenze unitarie. Mentre invece col principio di sussidiarietà, che è di derivazione comunitaria, si realizza quello che nel Trattato di Maastricht significava svolgimento delle funzioni amministrative a livello più vicino al cittadino, per poi via via risalire verso enti più grandi e più strutturati laddove lo richiedano esigenze unitarie, fino ad arrivare all'ipotesi di intervento dello Stato. Con la legge costituzionale 1 del 99 si ha la revisione della politica dell'organizzazione regionale, vedremo in che modo si avrà il rafforzamento della potestà statutaria della regione e il conferimento agli statuti di una connotazione di legge regionale rinforzata, sovraordinata alle altre leggi regionali, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Questo disegno si realizza definitivamente con la riforma del titolo quinto che avvenne, come noto, con la legge costituzionale 3 del 2001, che vede anche una sua approvazione molto travagliata, poiché dopo il lungo iter normativo il Parlamento ha approvato questa legge costituzionale, ma non ha avuto la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti delle Camere, quindi è stata sottoposta al referendum confermativo il 7 ottobre del 2001. Attraverso questo referendum la maggioranza dei votanti si è espressa a favore della riforma costituzionale e dunque si può con certezza affermare che questa legge ha portato a compimento quel processo di decentramento iniziato con le leggi Bassanini. Quali sono gli elementi costitutivi della regione? Sono dei concetti che devono essere conosciuti prima di passare a capire che funzioni hanno gli organi e quali sono gli organi necessari previsti dalla Costituzione. Quindi a monte ci sta un ente territoriale, i cui elementi costitutivi sono il territorio, la popolazione e la personalità giuridica. Il territorio inteso sia in senso geografico che geopolitico, quindi è il nucleo e la sede degli interessi della comunità regionale, la popolazione, cioè l'insieme delle persone iscritte all'anagrafe dei vari comuni ricompresi nel territorio regionale, anche se molto spesso gli statuti ampliano i diritti di partecipazione alla vita pubblica anche a persone non iscritte in quell'anagrafe, anche ai non cittadini, ma coloro che risiedono in qualche modo che anche abbiano esclusivamente un domicilio o che siano in un determinato momento si ritrovino all'interno della regione. L'altro elemento è la personalità giuridica. La regione è un ente autonomo ab origine, lo prevede l'articolo 114 della Costituzione. Quindi abbiamo da un lato l'articolo 5 e dall'altro l'articolo 114 che devono essere necessariamente letti in combinato disposto. L'articolo 5 della Costituzione, che si ritrova tra i principi, specifica che la Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo e adegua i suoi principi e i metodi della sua legislazione all'autonomia e al decentramento. Questo è quanto ci prescrive l'articolo 5. È un tema che abbiamo affrontato, che ho già sviluppato in maniera molto ampia nelle prime lezioni di questo corso, ma che deve essere comunque ripreso nel momento in cui si va a declinare la fisionomia giuridica della regione. L'articolo 114 apre invece il titolo quinto,
E ci specifica che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Comuni, province, città metropolitane e regioni sono enti autonomi che hanno dei propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. E poi vi è l'incipit finale, secondo il quale Roma è la capitale della Repubblica, quindi della costituzionalizzazione di Roma quale capitale della Repubblica, il cui ordinamento viene disciplinato con la legge dello Stato. Qual è l'articolazione quindi dell'autonomia regionale? L'articolazione dell'autonomia regionale vede diverse potestà in capo alle regioni: potestà di indirizzo politico, potestà statutaria, potestà legislativa, potestà amministrativa e potestà finanziaria. Cosa si intende per potestà di indirizzo politico? Le regioni sono organizzate in modo tale da esprimere, da rappresentare quelle che sono gli indirizzi della collettività. E questo perché il Consiglio viene eletto con suffragio universale diretto dal popolo, e quindi diciamo che è il Consiglio che è l'organo di rappresentanza, che è l'organo di indirizzo politico e anche di controllo sull'operato dell'esecutivo, che imprime un determinato indirizzo politico e fisionomia politica alla regione. Che cosa si intende per potestà statutaria? Le regioni hanno la possibilità di adottare un proprio statuto, anzi hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, e lo statuto ha determinate peculiarità. Vi sono dei contenuti necessari dello statuto, tra cui la definizione degli organi regionali e delle loro funzioni. Potestà legislativa: le regioni hanno la potestà di emanare leggi aventi valore di legge ordinaria, che hanno però efficacia, a differenza delle leggi statali, limitata al solo territorio regionale. Potestà amministrativa: cioè le regioni hanno potestà di emanare atti amministrativi. Questa potestà viene definita autarchia e anche quello di avere un proprio apparato organizzativo. Quindi qualsiasi organo si affida, politico si affida agli organi tecnici, e tra gli organi tecnici e gli organi politici intercorre il principio di separazione, che è alla base poi anche del testo unico del pubblico impiego, ma che trova la sua base proprio nella necessaria separazione nell'esercizio delle attività amministrative e delle attività politiche. E poi abbiamo la potestà finanziaria, perché le regioni hanno autonomia di entrata e di spesa in armonia con la Costituzione, secondo i principi della finanza pubblica e del sistema tributario. Le regioni però non sono enti locali. L'articolo 1, al comma 1 e 2 del TUEL, del testo unico degli enti locali, specifica che il testo unico contiene principi e disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. E quindi le disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le previsioni di cui agli statuti e alle loro norme di attuazione. Ai sensi dell'articolo 2,1 si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Quindi le regioni non sono enti locali, ce lo specifica il testo unico sugli enti locali. L'articolo 5 specifica poi che la regione indica gli obiettivi generali di programmazione economico-sociale e territoriale, e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimento degli enti locali. Dunque, la legge regionale definisce le forme e i modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali, indica anche i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti di programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale. La legge regionale disciplina anche, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità degli strumenti di cui al comma quarto e programmi regionali ove esistenti. Quindi la regione è un ente di indirizzo programmatico che indirizza, controlla, coordina le attività degli enti locali e intercorre tra loro e gli enti locali un rapporto analogo a quello che intercorre tra la regione stessa e lo Stato. Quindi la regione partecipa sia alla fase ascendente che alla fase discendente di attuazione
delle normative statali, così come gli enti locali partecipano sia in fase ascendente che in fase discendente, e lo fanno anche attraverso degli organi non in senso costituzionale di cui l'articolo 121 della Costituzione, ma comunque degli organi collegiali, quali i consigli delle autonomie locali, previsti dalla Costituzione, poi disciplinati da ciascuno statuto regionale, che vanno a essere degli organi di consultazione, quindi partecipano in fase ascendente e verificano che in fase discendente vengano attuati i programmi regionali. Quindi la regione si pone come ente di programmazione, di pianificazione e di controllo anche dell'attività degli enti locali. Momento test dopo questa breve introduzione. Ciascuna lezione di questo corso viene intervallata dalla proposizione di alcuni quiz. Questo sia per l'attuale modalità di verifica delle competenze concorsuali, sia perché comunque anche prima che intervenissero determinate riforme, sono sempre esistite delle prove preselettive che sono sempre state somministrate attraverso dei quiz. I quesiti che vi ho proposto possono essere utili non solo e non tanto con la finalità di risolvere il quiz in questione, ma anche quale quesito aperto, quindi quale strumento di ripasso per poter poi sviluppare delle tematiche, degli argomenti di rilevanza particolare. Per quanto concerne la conoscenza del diritto regionale, quindi per il superamento delle prove concorsuali, non solo le prove scritte, ma anche le prove orali. La domanda che vi propongo è: quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'articolo 118 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 3 del 2001? Allora, l'articolo 118 è l'articolo che si occupa del principio di sussidiarietà. Quindi è la pena che viene attuato inizialmente nell'ordinamento interno con le leggi Bassanini, viene costituzionalizzato con la riforma del titolo V, quindi realizza quella forma di decentramento forte voluto dalle leggi Bassanini. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le funzioni amministrative sono attribuite, e la prima parte della risposta è sempre analoga, ma in questo caso la risposta B vi pone quale alternativa a principi di sussidiarietà ed economicità. La risposta C propone invece quale principi su cui basarsi, quello di differenziazione e di pari opportunità, e infine la risposta D vi pone quale risposta adeguata, quello relativo al principio di pubblicità, efficacia e trasparenza. Allora, sicuramente tra tutte le risposte presenti in questo quiz, la più sbagliata è la B, perché nell'articolo 118 non si parla né di pubblicità né di efficacia e di trasparenza. Sono criteri che troviamo in altri articoli della Costituzione, in particolare nell'articolo 97, che poi confluiscono nell'articolo 1 della legge 241 del 90, ma non rientrano nel novero dei principi cristallizzati dall'articolo 118. Quindi è sicuramente la più sbagliata. Dopodiché abbiamo la C, differenziazione pari opportunità. Anche in questo caso, nell'articolo 118 non si parla di pari opportunità, sono altri articoli della Costituzione che in qualche modo accennano a tale tipologia di diritto, ma non sicuramente l'articolo 118. Sussidiarietà ed economicità, anche qui non si parla di economicità all'interno dell'articolo 18. Si parla nell'articolo 97 del principio di buon andamento, che poi si articola nelle tre: economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ma non è l'articolo 118. Quindi l'unica risposta adeguata rimane la risposta A. Io ve l'ho già inserita come esatta, questo perché vi deve servire più come da ripasso che da vera e propria proposizione di quiz. Passiamo al cuore dell'argomento, agli organi regionali necessari. Articolo 121 della Costituzione.
Sono organi della regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi, può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni. Il presidente della Giunta rappresenta la regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Andiamo ad analizzare la ratio legis dell'articolo 121. Ho preferito dare a questa lezione una struttura a cerchi concentrici. Allora, dandovi prima il quadro generale schematico e sintetico e poi andando ad analizzare in maniera più approfondita ogni singolo organo. Questo anche per facilitare nello studio ed avere prima il quadro d'insieme e poi il dettaglio. Andiamo ad analizzare quindi la ratio legis dell'articolo 121. Risiede in che cosa? Nell'autonomia delle regioni. Le regioni sono dotate di autonomia dalla Costituzione e abbiamo visto quali sono e come si articola la tipologia di potestà della regione, tra cui rientrano l'autonomia legislativa, ex articolo 117, amministrativa, ex articolo 118, finanziaria, ex articolo 119. E per rendere effettiva questa autonomia occorre che vi siano degli organi che consentano alle regioni di esplicare, di rendere effettiva questa autonomia. La regione è un ente territoriale esponenziale degli interessi della collettività. Abbiamo detto che tra gli elementi che lo caratterizzano abbiamo sia il territorio che il popolo, oltre che la personalità giuridica. Ha tre elementi costitutivi, che appunto vi ho appena descritto, e la Costituzione riconosce autonomia statutaria alla regione, individuandone gli organi necessari e fissandone le funzioni principali. Quindi, nonostante vi sia quest'ampia autonomia dello statuto che viene enfatizzata alla luce della riforma del titolo quinto, è la Costituzione che definisce quelli che sono gli organi necessari, descrivendoli, in maniera sintetica. In modo particolare ci dice, come ho già letto, nella slide precedente, Consiglio, Presidente e Giunta. Il Consiglio esercita la funzione legislativa. La principale funzione del Consiglio regionale è la funzione legislativa. La Giunta esercita il potere esecutivo e il Presidente della Giunta è il capo dell'amministrazione regionale e rappresenta l'ente. Quindi gli organi regionali svolgono le funzioni legislative ed esecutive, ma non quella giudiziaria, che invece è riservata dalla Costituzione allo Stato. È un elemento importante, peculiare, caratterizzante, che deve essere evidenziato anche nel corso di un'esposizione, sia scritta che orale, nel corso di una prova concorsuale. Dibattuto il tema da parte della dottrina, in particolare da parte di Martinez e Ruggeri, che annovera tra gli organi della regione anche il corpo elettorale regionale, che seppur non menzionato nell'articolo 121, poiché non viene, l'abbiamo appena letto, non viene elencato tra gli organi necessari regionali, prendendo parte ai processi decisionali regionali non solo col diritto di voto, ma anche con l'iniziativa legislativa popolare, viene ritenuto da parte della dottrina come comunque tra gli organi da considerare come tali necessari della regione. Alla luce del terzo comma dell'articolo 121 e dell'interpretazione che vede anche il corpo elettorale far parte degli organi regionali, la possibilità di adottare provvedimenti amministrativi regionali sarebbe estesa ad organi e soggetti diversi rispetto alla Giunta. Il Consiglio regionale quindi svolge funzioni, da un lato legislative e amministrative, oltre che di indirizzo, controllo, coordinamento sull'operato dell'esecutivo e anche su quello del Presidente della Regione. Molto spesso il Consiglio approva il programma di governo che gli viene presentato dal Presidente della Giunta dopo la sua elezione. La Giunta regionale, che è l'organo esecutivo della Regione ed ha competenza amministrativa generale, è potere di iniziativa legislativa regionale in qualità di organo, non come singolo, mentre invece qualsiasi consigliere regionale, anche come singolo, ha potere di iniziativa. Il presidente della regione, che invece è eletto a suffragio universale diretto,
quella figura che coincide col presidente della giunta, rappresenta la regione, ha poteri di esecuzione delle direttive, delle delibere della giunta e del consiglio, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Occorre evidenziare che l'articolo 121 è stato novellato dalla legge costituzionale 1 del 99. Prima della riforma, il Consiglio regionale deteneva la potestà di emanare regolamenti e anche quella legislativa. Questo poneva il problema di una mancanza di separazione tra le varie competenze, problema a cui il legislatore ha cercato di ovviare attribuendo agli statuti la facoltà di scegliere l'organo a cui conferire questa potestà, così come confermato da un'importantissima sentenza della Corte Costituzionale del 2003, la 313. La legge costituzionale ha riformato l'ultimo comma della disposizione che precedentemente prevedeva che il presidente della giunta rappresentasse la regione, promulgasse le leggi e regolamenti regionali, dirigesse le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istituzioni del governo centrale. Qui vediamo una preponderanza, ancora un accentramento, una funzione di controllo molto forte da parte dello Stato. La legge costituzionale 1 del 99 ha rivoluzionato il tema dei rapporti tra Consiglio, Giunta e Presidente, rendendo del tutto centrale il ruolo del Presidente della Giunta, tanto che a livello giornalistico si sente spesso parlare di governatori regionali. Nel momento in cui vi parlo, siamo al 23 giugno 2021, siamo in piena crisi pandemica dovuta alla diffusione del Covid-19. Abbiamo assistito nel corso dell'ultimo anno a una serie di ordinanze extraordinarie da parte dei presidenti delle giunte regionali che hanno posto particolari problemi dal punto di vista della possibilità da parte di questi di poter esercitare tale potere e con quali modalità. Quindi vi ho fatto uno schema, non sottovalutate le slide in cui io vi riassumo praticamente gli elementi focali principali delle lezioni, perché possono aiutare, soprattutto per chi riesce ad avere una buona memoria visiva, a memorizzare i concetti e poi a svilupparli, a riempire lo schema di contenuti più approfonditi. Gli organi quindi sono Consiglio, Presidente e Giunta. Il Consiglio è l'organo deliberativo, la cui funzione principale è costituita dalla potestà legislativa, il presidente è l'organo che rappresenta la regione, ne dirige le funzioni esecutive e svolge il ruolo di indirizzo politico, e la giunta è l'organo esecutivo che mette in pratica le deliberazioni del Consiglio. Il Consiglio è composto da un presidente e un ufficio di presidenza, gruppi e commissioni consiliari. Il numero dei consiglieri varia in relazione alla popolazione ed è stabilito dallo statuto, viene eletto ogni 5 anni. L'organo che invece è rappresentato dal presidente è un organo monocratico, mentre la giunta è composta dal presidente della regione, che è anche presidente della giunta, e dagli assessori, il cui numero varia in base a quanto stabilito dallo statuto e i cui assessori vengono nominati dal presidente. Alla luce dell'autonomia statutaria, poi occorre sottolineare che ciascuna regione può prevedere, affianco a questi contenuti che sono necessari, quindi la definizione di quelli che sono gli organi regionali e le loro funzioni, anche dei contenuti eventuali, quindi degli organi non obbligatori. Si pensa ad esempio agli organi di garanzia statutaria che assumono un ruolo molto importante per la verifica di conformità delle leggi regionali, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali, allo statuto, nonché in generale ad essere in armonia con la Costituzione. Nelle sentenze 372 e 379 del 2004, la Corte Costituzionale, richiamando delle precedenti sentenze, mantiene la distinzione tra contenuti necessari e contenuti eventuali degli statuti. Il contenuto necessario è quello indicato nell'articolo 123. Quindi definisce la forma di governo, poteri e funzioni dell'organizzazione regionale, mentre quello eventuale è determinato in via residuale dai vari statuti regionali. Momento test. Lo statuto regionale è sottoposto a referendum popolare se entro 3 mesi della sua pubblicazione ne faccia richiesta, articolo 123 della Costituzione, un cinquantesimo degli elettori della regione, o un quinto dei componenti del Consiglio regionale, B,
un cinquantesimo degli elettori della regione o un quarto dei componenti del consiglio regionale, un quinto dei componenti il consiglio regionale o la giunta regionale, un cinquantesimo degli elettori della regione o il presidente della regione. Vi ho già inserito la risposta esatta perché, come vi ho già comunque premesso, può servire per il quiz non solo per la sua risoluzione, ma come strumento di ripasso. Quando si parla di numeri, di percentuali, un quinto, un terzo, un decimo, un cinquantesimo, occorre avere buona memoria, occorre studiare per bene. Soprattutto il titolo quinto della Costituzione, ma tutti gli articoli della Costituzione in generale, poi non sono nemmeno tanti, quindi non è, diciamo, un'impresa impossibile. E questo perché spesso nei quiz, spesso nei test, sono domande che capitano in maniera molto ricorrente. Quando si parla di un cinquantesimo degli elettori della regione, o il presidente della regione potrebbe nella prima parte essere la risposta giusta, ma il presidente della regione non richiede il referendum regionale. Un quinto dei componenti il consiglio regionale o la giunta regionale, anche qui il potere esecutivo determina la possibilità di sottoporre a referendum popolare lo statuto, è una cosa abnorme. E poi tra la A e la B ci potrebbero essere dei dubbi. Si parla di un quinto o di un quarto. Ora fate appello alla vostra memoria. Raramente nella Costituzione si parla di un quarto dei componenti di un organo, quindi la risposta esatta è un quinto dei componenti del Consiglio regionale. Ricordiamoci che a fianco alla possibilità di proporre referendum popolare entro 3 mesi della pubblicazione, a seguito della richiesta di un cinquantesimo degli elettori o di un quinto dei componenti del Consiglio regionale, c'è anche la possibilità che entro 30 giorni il governo proponga questione di legittimità costituzionale dello statuto. E la prima pubblicazione dello statuto ha quale sua finalità tipica? Quella notiziale, cioè di mettere in condizioni il governo eventualmente di impugnare nei 30 giorni successivi, oppure un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale di chiedere il referendum popolare. E solo a seguito del decorso di questi 3 mesi si ha la pubblicazione effettiva, quella attraverso la quale lo statuto poi entra effettivamente in vigore. Passiamo ad approfondire come sono costituiti, quale forma hanno e quali funzioni hanno i singoli organi regionali, partendo dal Consiglio. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo e deliberativo della Regione, sensi dell'articolo 121, secondo comma della Costituzione, che abbiamo appena letto. Insieme al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta, costituisce uno dei 3 organi costituzionalmente necessari della Regione, ai sensi del primo comma dell'articolo 121. Il Consiglio regionale tuttavia non va confuso con un organo che non è un organo necessario e non è nemmeno da definire organo in senso stretto, che è il Consiglio delle Autonomie Locali, che è invece previsto dall'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione. Facciamo un parallelo con analoghi organi dello Stato e degli enti locali. È molto importante nell'esposizione, laddove appunto si vadano ad affrontare delle prove concorsuali, riuscire anche a svolgere e equiparare i vari organi, sia a livello statale che a livello regionale che a livello comunale. Allora, il Consiglio regionale può essere paragonato dal punto di vista degli organi statali al Parlamento, mentre dal punto di vista degli organi comunali al Consiglio comunale. A differenza del Parlamento, il Consiglio regionale, così come quello comunale, non ha una struttura bicamerale. E seppure i consiglieri godono della insindacabilità dei voti espressi e delle opinioni date nello svolgimento delle loro funzioni, non godono tuttavia come parlamentari delle immunità penali. Questo è il quadro generale da tenere presente quando si va ad esporre l'argomento Consiglio regionale. L'articolo 121, che vi ripropongo, specifica appunto quali sono gli organi necessari della regione,
vi ho messo in eretto quelle che sono le funzioni principali del Consiglio. La funzione principale è la potestà legislativa attribuita alla Regione, nonché tutte le altre funzioni che vengono declinate ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, nonché dalle leggi, e può fare proposta di leggi, di legge alle Camere. Quali sono quindi le principali funzioni del Consiglio regionale? Abbiamo detto che può essere paragonato a livello statale al Parlamento, quindi è un piccolo Parlamento regionale che ha potestà legislative, amministrative, di controllo, di indirizzo politico, di inchiesta e di indagine attraverso alcune prerogative specifiche dei consiglieri che andremo poi a declinare. Quindi, ad esempio attraverso le risoluzioni, attraverso le interrogazioni, o le mozioni. Come si compone il Consiglio? Si compone di un ufficio di presidenza e di un presidente e viene articolato in gruppi consiliari che rappresentano l'appartenenza partitica e poi in commissioni consiliari che possono essere commissioni consiliari permanenti e commissioni consiliari speciali. Dato questo quadro d'insieme, occorre evidenziare e interrompere la monotonia della narrazione con un quiz, come abbiamo fatto fino ad ora. Qualora con decreto motivato e nei casi previsti espressamente dall'articolo 126 della Costituzione, il Presidente della Repubblica disponga allo scioglimento di un Consiglio regionale, quale organo deve essere obbligatoriamente sentito? Anticipo un argomento che andremo a vedere nel proseguo della trattazione. Una commissione di deputati e di senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica, la conferenza Stato-Regioni integrata da almeno 10 deputati e 10 senatori, una commissione di deputati costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica, il Consiglio dei Ministri. Allora, il Consiglio dei Ministri di sicuro non dispone lo scioglimento del Consiglio regionale. Né tantomeno, diciamo, solo una commissione di deputati. Abbiamo detto che il Parlamento ha una struttura bicamerale. La Conferenza Stato-Regioni ha altre funzioni, non questa, quindi la risposta esatta è la, è una commissione di deputati e di senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Questo non è un quiz di pura fantasia, ma è un quiz preso dalla banca dati relativo al concorso da prefetto, per cui lo potete trovare liberamente pubblicato sul web e vi dà la misura della grado di difficoltà che talvolta possono avere i quiz. Vi ricordo inoltre che i quiz possono essere articolati con una risposta multipla a tre scelte, con una risposta multipla a quattro scelte, a volte con una risposta multipla a cinque scelte. Consiglio, organizzazione. Quando si parla di un organo, è bene verificare chi fa cosa e cosa fa. Quindi partiamo dalla organizzazione del Consiglio. Il Consiglio elegge, ci dice il terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione, tra i suoi componenti, un presidente e un ufficio di presidenza. Quindi abbiamo il presidente del Consiglio regionale, che rappresenta il Consiglio, ne dirige in una posizione di piena indipendenza e di imparzialità i lavori, per esempio predisponendo l'ordine del giorno, vigilando sulla corretta applicazione del regolamento interno. Il regolamento interno è la massima espressione dell'autonomia che il Consiglio regionale ha e tutela poi le prerogative dei consiglieri. Viene eletto dai consiglieri nella prima seduta del Consiglio con una maggioranza generalmente rafforzata, specificata e prevista dallo Statuto e dai regolamenti. Non è un soggetto che si può identificare col Presidente della Regione e della Giunta, sono due soggetti diversi. Il Presidente del Consiglio regionale non è un organo regionale ai sensi dell'articolo 121, è un organo collegiale che è prescritto espressamente dalla Costituzione, ma che fa parte di un altro organo complessivo e che invece è un organo necessario, che è appunto il Consiglio. Tenete bene a mente questa precisazione.
L'ufficio di presidenza. Il presidente del Consiglio regionale gode di un ufficio di presidenza, che è un organo del Consiglio regionale, il cui compito è quello di favorire il buon funzionamento dell'assemblea. Per assemblea si intende appunto il Consiglio. All'ufficio sono affidate funzioni di amministrazione e di autogestione, per esempio la predisposizione dei progetti di bilancio e del consuntivo del Consiglio e la gestione dei fondi a questi assegnati. Non è un organo stricto sensu inteso. Il Consiglio poi si articola in gruppi consiliari e commissioni. Cosa sono i gruppi consiliari? Sono articolazioni organizzative per la gestione più efficiente e più efficace dell'attività assembleare. La formazione dei gruppi consiliari è tra i primi adempimenti che viene svolto nella legislatura. Entro il termine previsto dagli statuti, che sono termini generalmente molto brevi di 5-10 giorni, i consiglieri devono indicare al Presidente del Consiglio regionale a quale gruppo intendono appartenere. Tutti i consiglieri devono aderire ad un gruppo consiliare in base alla rappresentanza partitica. I regolamenti interni consentono però anche la costituzione di gruppi costituiti da un solo consigliere, purché tale consigliere sia stato eletto in una lista che ha partecipato in via autonoma alle elezioni. I consiglieri che all'ingresso in consiglio non dichiarano a quale gruppo vogliono appartenere confluiscono in un gruppo che viene definito gruppo misto, il quale quindi può essere composto da consiglieri di orientamento politico diverso. Ogni gruppo ha un presidente che, oltre ad essere responsabile della gestione del gruppo, ha il compito di curare i rapporti tra il consiglio e il gruppo, rappresentando lo stesso all'interno della conferenza dei presidenti dei gruppi. Ogni gruppo consiliare cura l'attività istituzionale dei consiglieri, avvalendosi di mezzi finanziari per le spese di funzionamento e di personale alle dirette dipendenze. Quindi diciamo che questa articolazione è abbastanza vicina, simile, uguale a quella che si ha in Parlamento. Anche in Parlamento si hanno i gruppi parlamentari, che rappresentano la appartenenza partitica, lo schieramento a cui il parlamentare appartiene. Commissioni. Le commissioni consiliari sono costituite dai consiglieri scelti proporzionalmente in base alla rappresentanza partitica dei gruppi e svolgono un ruolo essenziale nel procedimento legislativo e nella complessa attività dell'istituzione assembleare. In ogni commissione vengono rappresentate in proporzione alla loro rappresentanza politica ciascun partito che viene eletto, in modo da equilibrare maggioranza e opposizione. E cosa fanno le commissioni? In sede referente, per l'esame istruttorio dei provvedimenti assegnati, che una volta licenziati vengono trasmessi all'Assemblea per l'approvazione. In sede deliberante, per l'esame e l'approvazione di atti amministrativi nei limiti e con le modalità del regolamento generale. In sede redigente, per l'esame delle leggi di riordino normativo e dei testi, per esprimere pareri sugli affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale, cioè quando un progetto di legge ha, diciamo, regolamenta non una singola materia, ma più materie contemporaneamente, quindi necessita di commissioni congiunte. Per lo svolgimento di consultazioni, audizioni, attività conoscitive, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo e per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, e hanno facoltà di presentare al Consiglio di propria iniziativa relazioni e risoluzioni, richiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno per la discussione in assemblea, nonché di riunirsi per l'esame di affari che non richiedono relazione al Consiglio di cui ritengono opportuna la trattazione. Quindi sono varie, numerose le funzioni delle commissioni consiliari che vanno poi a confluire in quella che è la funzione principale del Consiglio, che è soprattutto quella legislativa. Il regolamento interno stabilisce i tempi e le modalità di funzionamento del Consiglio. Il regolamento interno si distingue dai regolamenti regionali in qualità di fonti secondarie, poiché è riconducibile a una particolare categoria di fonte giuridica che viene definita interna corporis. Gli organi dotati di potestà legislativa infatti godono di una particolare posizione di indipendenza, quindi che cosa ne deriva? L'autonomia consiliare
di darsi delle proprie regole, di autodeterminarsi senza condizionamenti dall'esterno in correlazione alle funzioni da svolgere. E ciò comporta l'esplicazione di un'attività politica. Il potere regolamentare delle assemblee legislative nazionali e regionali scaturisce prima ancora che dalle norme costituzionali, che riconoscono questa posizione attribuendo la prerogativa dell'autoregolamentazione o il potere di disciplinare la propria organizzazione, il modo di svolgimento delle proprie attività, conferma quella che è la particolare indipendenza di questi organi. Soprattutto alla luce della riforma costituzionale, della legge costituzionale 1 del 99, che ha attribuito un forte potere all'esecutivo e che per riequilibrarlo ha dovuto affidare un particolare, compito di bilanciamento al Consiglio, che è un organo che, rappresenta, indirizza, controlla l'attività dell'esecutivo. La sentenza 22 del 2020 ribadisce un principio fondamentale, poi, che è quello della insindacabilità dell'interna corporis, che è un principio applicabile non solo ai regolamenti parlamentari, ma anche a quelli, dei consigli regionali. Momento test. Quale delle affermazioni seguenti, scusatemi, è conforme a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria, di entrata, di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, escluso ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dei soggetti indicati, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di riqualificazione del territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo destinato al sostegno di aree protette nel rispetto della normativa comunitaria, non possono stabilire tributi propri. Vi ho già inserito la risposta giusta è la A. Però vediamo perché dobbiamo escludere le altre risposte, perché errate. Nella risoluzione del quiz è sempre opportuno utilizzare la tecnica di escludere le risposte più sbagliate per poi arrivare alle due alternative meno sbagliate e quindi dare poi la risposta giusta, quella perlomeno richiesta, perché talvolta non esiste una risposta giusta in assoluto. Sicuramente la più sbagliata è la D, perché gli enti territoriali possono stabilire tributi propri, hanno autonomia di entrata e di spesa, rileggete l'articolo 119. L'articolo 119 ci parla di un fondo perequativo, però non ci parla di aree protette, anche in questo caso la risposta è errata. Possono ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di riqualificazione? È un aggettivo che non abbiamo mai sentito all'interno della Costituzione, quindi è da escludere. Invece la risposta giusta è che, escluso ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dei soggetti indicati, proprio perché con l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ciascun ente territoriale deve autogarantirsi il proprio sostentamento, anche quello inerente alla garanzia relativa agli eventuali prestiti contratti. Terza parte, peculiarità del Consiglio. Vi ho riportato l'articolo 122. L'articolo 122 specifica che, per quanto concerne il Consiglio, vi ho sottolineato le parti in eretto, il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un Consiglio e ad un Parlamento o ad un altro Consiglio, ad un'altra giunta regionale o al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Ufficio di Presidenza, l'abbiamo visto. I Consigli regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi abbiamo l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni, non abbiamo l'immunità penale, e l'abbiamo visto all'inizio della trattazione inerente al Consiglio. Andiamo poi a vedere come la legge statale regolamenta l'elezione dei consiglieri. L'articolo 4 della legge 165 del 2004 stabilisce che le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali. Ricordiamo che l'elezione avviene contestualmente con suffragio universale diretto che determina l'elezione sia del presidente della regione che dei consiglieri. I principi che deve seguire, ai sensi dell'articolo 4 della legge che ho appena citato, sono:
L'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze, ad esempio, molte regioni utilizzano un sistema di voto che prevede il voto disgiunto, in modo da poter appunto attribuire il voto nella maniera prevista dalla legge sul voto disgiunto. È un sistema particolarmente complesso per quanto riguarda il computo dei voti, che però assicura formazione di maggioranze abbastanza stabili. La contestualità dell'elezione del presidente della giunta regionale del consiglio, eletto a suffragio universale diretto, quasi tutte le regioni ordinarie hanno scelto queste modalità di elezione del presidente della giunta del consiglio, e il divieto di mandato imperativo. Cosa significa divieto di mandato imperativo? Ogni singolo consigliere è libero di esprimere senza avere indicazioni dal partito d'appartenenza, detto in maniera molto brutale. L'articolo 3,1 della legge 215 del 2012 ha introdotto, nell'ottica di una incentivazione di democrazia paritaria degli ordinamenti regionali, un ulteriore principio all'articolo 4, che è quello della promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive. Quindi anche questo è un'esplicitazione di un principio di eguaglianza formale e sostanziale di quell'articolo 3 della Costituzione, è un'esplicitazione del principio di parità uomo-donna, che deve essere assicurata, ad esempio, anche nell'accesso a tutte le cariche, a tutti gli uffici, contenuto nell'articolo 51 della Costituzione, e favorire che cosa anche? L'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive, che non è detto sia necessariamente quello femminile, ma può essere anche quello maschile, a seconda dell'organo di cui si tratta, della regione di cui si tratta. La competenza a disciplinare il sistema di elezione, quindi, è attribuito attraverso già il disposto costituzionale ad una legge regionale, oltre che anche la legge che disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente, dei componenti della giunta e dei consiglieri, ma nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica. La Corte Costituzionale nel 2012, con la sentenza 151, ha specificato che per sistema di elezione, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, deve ritenersi tutto il sistema complessivamente inteso del fenomeno elettorale. Quindi sia la disciplina del sistema elettorale in senso stretto, che riguarda il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi, sia la disciplina del sistema elettorale in senso ampio, che riguarda che cosa? Il procedimento elettorale, nonché tutto ciò che attiene alle elezioni. Per quanto riguarda le regioni autonome, la normativa relativa alle elezioni del Consiglio fu applicata a partire dalla legge costituzionale 2 del 2001, che estese sostanzialmente tutte le regole in tema di elezione diretta del Presidente e dei consiglieri anche ad alcune regioni a statuto speciale, in particolare la Sicilia, Sardegna e al Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, la revisione ridusse l'ente ad una confederazione tra le due province, quella di Trento e quella di Bolzano. Il Consiglio regionale divenne dunque l'unione di due consigli provinciali, mentre il presidente della regione divenne a turno uno dei due presidenti delle province autonome. Solo la provincia autonoma di Trento applicò il modello di elezione popolare del presidente, mentre in Alto Adige questa possibilità venne lasciata solo come eventualità da decidere discrezionalmente. Per quanto concerne la Val d'Aosta, la decisione su un eventuale passaggio fu rimessa alle valutazioni del Consiglio. Quindi, diciamo, abbiamo delle peculiarità, delle diversità che caratterizzano il sistema di elezione dei consiglieri delle regioni a statuto ordinario rispetto a quello relativo alle regioni a statuto speciale. Per quanto invece riguarda la insindacabilità, in materia di insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, la principale differenza tra parlamentari e consiglieri può essere rappresentata in un modo particolare, poiché l'articolo 122, quarto comma della Costituzione, recita che i consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Analoga disposizione si ha per i parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, comma 1,
attribuendo ai componenti del Consiglio la cosiddetta prerogativa della irresponsabilità perpetua, cioè non legata alla singola legislatura ed estesa al campo civile, penale e anche patrimoniale. Vi ho voluto rappresentare il tema dell'insindacabilità con questa figura, che è la figura di un uomo con un ombrello che para i colpi dai fulmini, quindi sostanzialmente è uno scudo che parlamentari e consiglieri hanno, parlamentari in maniera molto più forte, come abbiamo visto. Per quanto riguarda questa tematica, è intervenuta diverse volte la Corte Costituzionale, una volta nell'85, circoscrivendo la portata della guarentigia a quelle funzioni che la Costituzione, le leggi ordinarie dello Stato, gli atti normativi aventi forza di legge affidano i consigli regionali, con esclusione di quelle attribuite agli stessi tanto dalla fonte statutaria che dalle leggi regionali. Nel 2006 interviene nuovamente la Corte Costituzionale con la sentenza 221 soprattutto in relazione alla legge regionale Lombardia e alla previsione da parte di questa regione di una presunta efficacia inibitoria verso l'autorità giudiziaria della delibera consiliare di insindacabilità. La Corte respinge il ricorso della Regione Lombardia concludendo che la fonte normativa della guarentigia rimane l'articolo 122, quarto comma della Costituzione, a cui soltanto si connette l'effetto inibitorio della delibera consiliare di insindacabilità. Ancora nel 2007 interviene su una conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Piemonte e la Corte Costituzionale in relazione ad una serie di atti delle autorità giudiziarie del Tribunale Ordinario di Monza adottati nell'ambito di un procedimento penale a carico di un consigliere regionale avente ad oggetto la insindacabilità. Il giudice conferma già l'orientamento perseguito, ovvero che la prerogativa della responsabilità può trovare la sua fonte solo ed esclusivamente nel quarto comma dell'articolo 122. Così come l'identità formale degli enunciati di quell'articolo 68 che riguarda i parlamentari dell'articolo 122 che invece riguarda i consiglieri regionali, non riflette un'assimilazione completa tra le assemblee parlamentari e i consigli regionali, attribuendo dunque all'autonomia della regione un significato particolare e suo proprio. Il tema della insindacabilità dei consiglieri è stato oggetto quindi di una progressiva opera di sistematizzazione da parte della giurisprudenza costituzionale, che ha evidenziato come la insindacabilità sia posta in via diretta alla salvaguardia dell'autonomia riservata al Consiglio. La sentenza della Corte Costituzionale 43 del 2019, quindi anche abbastanza recente, si inserisce nell'ampio solco delle decisioni rese in tema di conflitto intersoggettivo che hanno ad oggetto un atto giurisdizionale e sottolinea la carente legittimazione ad attivare il conflitto da parte del singolo consigliere che assume lesa la propria prerogativa, poiché questa legittimazione spetta solo complessivamente all'ente. Per quanto riguarda poi la ineleggibilità e la incompatibilità, che vi rappresento con questo omino, con lo scudo, cioè non si può entrare, è uno sbarramento all'entrata questa volta più che un paracadute o un ombrello di difesa, alla Regione spetta anche la competenza a disciplinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e del Consiglio. Nel dettare i principi fondamentali, la legge della Repubblica ha fatto salve le disposizioni statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione. La disciplina delle cause di incandidabilità resta dunque affidata al legislatore statale. La disciplina della incandidabilità assoluta conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi è stata rivista nel 2012, così come rivisitato il decreto legislativo che lo regolamenta dalla legge 190 del 2012, la legge anticorruzione, che hanno di fatto sostituito la normativa precedentemente contenuta nella legge 55 del 90, inasprendo la materia. Per quanto riguarda la durata in carica poi dei consiglieri e quindi del Consiglio, l'articolo 5 della legge 165 del 2004 stabilisce che gli organi elettivi della Regione
durano in carica per 5 anni, fatta salva l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, quindi le cause patologiche di scioglimento dello stesso. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione. Per quanto invece riguarda il regime di prorogazio, innanzitutto dobbiamo capire che cosa si intende con questo termine. La prorogatio è un istituto in virtù del quale il titolare di una carica scaduta è legittimato a proseguire l'esercizio delle sue funzioni, seppure in forma ridotta, finché l'organo non sia eletto nuovamente oppure non sia nominato il successore. Quindi, che cosa assicura il sistema della prorogatio? La continuità di funzionamento di un organo in attesa del rinnovo. Si stabilisce che nelle regioni a statuto ordinario i consigli esercitano le loro funzioni fino al 46esimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione e in regime di prorogatio poi si occuperanno di svolgere le funzioni di tipo straordinario. Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 1 del 99, così come chiarito dalla Corte Costituzionale, si mette in evidenza che la disciplina della prorogatio degli organi elettivi dopo la loro scadenza, scioglimento, dimissioni o altri limiti dell'attività degli organi prorogate sia di competenza dello Statuto della Regione e lo Statuto della Regione che disciplina il regime di prorogatio, così come la Costituzione che regola la prorogatio delle Camere parlamentari. Gli statuti quindi dovranno essere in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione ricavabili dall'articolo 123. Alla legge statale invece spetta disciplinare analoghe ipotesi nel caso di scioglimento, tra virgolette, sanzionatorio anticipato per cause patologiche ai sensi dell'articolo 126, primo comma. E passiamo a vedere quali sono queste cause di scioglimento, partendo dall'articolo 126, secondo comma. La mozione di sfiducia al Presidente. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. Questa mozione motivata, l'abbiamo già visto in uno dei quiz che abbiamo illustrato precedentemente, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti, quindi normalmente a voto palese. La mozione non può essere messa in discussione prima dei 3 giorni della presentazione. Vi ho rappresentato in maniera schematica questa causa patologica di scioglimento del Consiglio unitamente alla caduta della carica del Presidente della Regione ed è il principio del simul stabunt, simul cadent, di quell'articolo 126, secondo comma. Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, motivata del Consiglio regionale, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta, che non può essere messa in discussione prima di 3 giorni della presentazione. Qui in questo schema vi si rappresenta in maniera circoscritta e visivamente più percepibile il sistema del simul stabunt, simul cadent, proprio perché vi è uno stretto rapporto fiduciario che lega il potere legislativo a quello esecutivo, io questo potere di controllo da parte del Consiglio, se un organo, quale il Presidente della Giunta, viene meno a causa della mozione di sfiducia e a fianco alla mozione di sfiducia vengono equiparate altre cause, la morte, le dimissioni, l'impedimento permanente, la revoca dell'incarico, quindi cade il Presidente della Giunta, contestualmente cade e si scioglie anche il Consiglio. Quindi cosa fa questo sistema? Assicura la stabilità degli esecutivi regionali, tanto che è stata definita da un punto di vista giornalistico come norma antiribaltone. Viene meno il rapporto fiduciario e quindi si ha sia la crisi dell'esecutivo, perché contestualmente al Consiglio si dimette anche la Giunta, sia lo scioglimento del Consiglio. Consiglio e Presidente, entrambi legittimati dal voto, sono legati cioè in maniera indissolubile. Il venir meno di una delle due cariche implica la scadenza anticipata anche della seconda carica. Si rafforza il ruolo del Presidente in veste di garante dell'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e si assicura la stabilità degli esecutivi regionali, evitando che si formino delle maggioranze politiche sorrette da una maggioranza politica diversa da quella emersa dal voto. Allo stesso effetto cadutatorio, si arriva con le altre case che vi ho appena elencato: rimozione, morte, impedimento permanente, dimissioni,
del presidente. Nelle regioni a statuto speciale vi sono delle disposizioni particolari che sono state introdotte con la legge costituzionale 2 del 2001. Va segnalato che nell'esercizio della propria potestà statutaria alcuni consigli regionali, quali Liguria e Marche, hanno cercato di cambiare la propria denominazione, sottolineando magari un aspetto piuttosto che un altro, qualificandosi in un caso come Parlamento regionale, ma tale tentativo è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, mentre in altri qualificando il Consiglio come Assemblea regionale. È il caso, ad esempio, dell'Emilia-Romagna, che in questo modo ha voluto rafforzare questo elemento di equilibrio che in qualche modo riesce a livello lessicale a comprimere questo forte potere del governatore regionale, cioè del presidente, proprio attribuendo la nomenclatura di Assemblea Legislativa Regionale al Consiglio regionale, proprio per sottolineare anche il ruolo principale, la funzione principale del Consiglio, che è quella appunto legislativa. Esiste una conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, che è un organismo di valorizzazione del ruolo istituzionale delle assemblee delle regioni e delle province autonome, che promuove accordi con le assemblee legislative di ambito nazionale, comunitario e internazionale e altresì con assise di carattere non legislativo. Promuove ogni altra iniziativa, anche di natura finanziaria, che valorizza il ruolo della funzione dei consigli regionali, delle assemblee regionali, il ruolo di rappresentanza democratica che i consigli regionali assumono. E migliora anche in questo modo, attraverso il confronto, la qualità della legislazione che viene fuori dai vari consigli regionali e si sviluppa anche l'autonomia funzionale delle varie assemblee legislative. Momento test, articolo 132. Spesso e volentieri, perché vi ho inserito questo quiz in particolare? Perché molto spesso e volentieri gli articoli 102 e 133 vengono sottovalutati, mentre invece spessissimo sono oggetto di quesiti laddove appunto vi siano delle prove concorsuali. E vi parlano della fusione di regioni esistenti o fusione di province o accorpamenti di comuni. O di insomma, modifiche territoriali al territorio regionale, provinciale e comunale. In particolare l'articolo 132 si riferisce alla fusione delle regioni e specifica che si può con legge costituzionale disporre la fusione di regioni esistenti o creare nuove regioni. Chi può legittimamente avanzare questa richiesta? Allora, in questo caso si tratta esclusivamente di un fattore numerico, quindi la norma va letta. Abbiamo detto che un quarto è una proporzione che non viene mai utilizzata, almeno a memoria, in Costituzione. Spesso invece vengono utilizzate le espressioni la metà, almeno la metà non viene mai utilizzata. Quell'almeno qualifica la risposta come assolutamente sbagliata. La risposta giusta è la tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. Funzioni del Consiglio, prerogative dei consiglieri. Domanda tipica nei concorsi presso gli enti regionali. Quali sono le prerogative dei consiglieri? Nel rispondere ai quesiti, il consiglio che mi sento di dare è di dare una risposta la più completa possibile. Questa risposta però deve anche evidenziare una certa capacità di sintesi, perché nell'arco di pochi minuti occorre che il candidato riesca a dimostrare di conoscere bene l'argomento, ma anche di sintetizzarlo e di rendere piacevole l'ascolto sostanzialmente del commissario. Quindi la regola di una risposta adeguata è quella di introdurre con una breve premessa, dare quella risposta tecnica in maniera puntuale, aggiungere eventuali jolly che possono essere sentenze, in parte in dottrina, o novità legislative particolari e concludere l'argomento. Questo è lo schema tipico. Detto ciò, passiamo a evidenziare quali sono le prerogative dei consiglieri. La insindacabilità, il rilievo all'esercizio dell'iniziativa legislativa, gli ampi poteri di informazione, le risorse e i servizi per l'esercizio della sua funzione. Insindacabilità, abbiamo detto, non possono essere giudicati i consiglieri regionali per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 122.
Rilievo l'iniziativa legislativa perché i consiglieri possono proporre ordini del giorno, proposte di risoluzione, interpellanze e interrogazioni, cioè atti di natura ispettiva e atti di controllo. Hanno antipoteri di informazione poiché hanno un diritto di accesso rinforzato a notizie, informazioni, documenti utili all'esercizio delle loro funzioni. Questo esercizio di tale diritto è paragonabile a quello che l'articolo 10 del TUEL conferisce anche ai consiglieri comunali. Questo diritto è garantito anche laddove vi sia la possibilità di opporre il segreto di ufficio, perché è un diritto di accesso appunto rinforzato. Tra le prerogative rientrano poi rimborsi e indennità per la funzione svolta da parte del consigliere. Le prerogative dei consiglieri vengono poi declinate in maniera più articolata, più approfondita in ogni singolo statuto regionale. Quali sono quindi le principali funzioni del Consiglio attribuite dalla Costituzione? Il potere di iniziativa legislativa, ex articolo 121 della Costituzione, ogni consigliere regionale ha iniziativa legislativa. L'espressione di pareri nei casi previsti dagli articoli 132 e 133, abbiamo appena visto che si tratta della possibilità di modificare il territorio regionale, provinciale o comunale, l'elezione dei delegati per il Presidente della Repubblica, ex articolo 83 della Costituzione, la richiesta di referendum abrogativo e consultivo di quegli articoli 75 e 138. Quali sono invece le prerogative e le funzioni attribuite dallo Statuto? La funzione di indirizzo politico-amministrativo, la funzione di controllo, abbiamo detto, sull'operato dell'esecutivo e l'approvazione del programma di governo laddove è previsto dallo statuto. Quasi tutti gli statuti regionali nelle regioni ordinarie prevedono l'approvazione del programma di governo da parte del Consiglio. Come vengono declinate queste funzioni? Attraverso la potestà legislativa regionale, attraverso la potestà di approvare lo statuto, il Consiglio e l'organo deputato all'approvazione dello statuto, attraverso lo svolgimento di funzioni amministrative, attraverso l'espressione di pareri, la richiesta di referendum abrogativo e consultivo, attraverso il controllo politico sull'operato dell'esecutivo, quindi della Giunta, e l'approvazione dei maggiori diciamo documenti contabili e in particolare della legge di bilancio preventivo, del rendiconto e del DEF, cioè del documento economico e finanziario regionale, nonché degli atti di programmazione, pianificazione territoriale, ad esempio il PSR, il piano di sviluppo regionale, e attraverso l'approvazione di regolamenti, che è una potestà regolamentata dallo statuto. Normalmente al Consiglio viene deferita la potestà di approvare i regolamenti delegati dallo Stato, mentre gli altri regolamenti sono oggetto della potestà della Giunta. Momento test. Quanto al Presidente della Regione, possono distinguersi tre ordini di funzioni: quelle che competono nella sua veste di Presidente della Regione, quelle che spettano in qualità di Presidente della Giunta, quelle di cui è investito come organo di vertice dell'amministrazione regionale. Tra le prime, cioè tra le funzioni che competono nella veste di Presidente della Regione, vengono indicate quattro tipologie di risposta. La ripartizione dei compiti tra gli assessori e il potere di rappresentare la Regione in giudizio sembra essere una delle funzioni che è riconducibile al Presidente in qualità di Presidente della Giunta. Potere di indire referendum alle elezioni e fissazione dell'ordine del giorno della Giunta, anche in questo caso si tratta di un potere che deve essere riconducibile al Presidente in qualità di Presidente della Giunta. E infine la fissazione dell'ordine del giorno della seduta della Giunta, anche in questo caso si tratta di una funzione che viene deferita al Presidente in qualità di Presidente della Giunta. Rimane quindi quale unica risposta più adeguata, più conforme alla domanda che è stata posta: il potere di indire referendum e le elezioni regionali e il potere di rappresentare la regione in giudizio e nelle sedi collegiali interregionali e miste, quale funzione tipica del Presidente della Regione in qualità di Presidente della Regione e non in qualità di Presidente della Giunta, perché vedremo quando andiamo ad analizzare la figura del Presidente della Regione, che egli è contestualmente Presidente della Regione e rappresenta la Regione, ma è anche contestualmente Presidente della Giunta. Quindi vi ho anticipato un argomento che andremo poi
ad analizzare in maniera più compiuta nel proseguo di questa lezione. Passiamo al secondo organo da analizzare, al secondo organo necessario, Presidente della Regione e della Giunta. È un organo regionale, monocratico e necessario. Paragonandolo agli analoghi organi presenti a livello statale e a livello comunale, può essere reso un parallelo con il Presidente della Repubblica e congiuntamente col Presidente del Consiglio dei Ministri a livello statale, mentre per quanto concerne gli organi comunali può essere sicuramente paragonato al sindaco. Il Presidente della Regione tuttavia si distingue dal Capo dello Stato perché non è neutrale ed imparziale come il Capo dello Stato e ha una sua caratterizzazione politica. La sua partecipazione all'attività della Giunta ne fa il responsabile politico dell'ente. Si distingue poi dal Presidente del Consiglio dei Ministri perché può essere titolare di funzioni amministrative relative a materie di competenza regionale, mentre quest'ultimo può farlo solo in via eccezionale e ad interim. Articolo 121, in questo caso vi ho evidenziato diciamo, le parti inerenti al Presidente della Giunta. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Quindi, in qualità di Presidente della Regione, rappresenta l'ente. Dal punto di vista giuridico, cosa fa? Firma gli atti regionali, stipula i contratti, ha la legittimazione attiva e passiva di rappresentanza della Regione in giudizio. Dal punto di vista politico, ha poteri di direzione, di coordinamento, di indizione del referendum, di promulgazione delle leggi regionali. In qualità invece di Presidente della Giunta, dirige l'organo collegiale della Giunta. Come lo fa? Convocandola, presiedendo l'ordine del giorno, conducendo il dibattito, nominando e revocando gli assessori con potere di direttiva verso gli stessi e in alcuni statuti determina l'indirizzo politico. Articolo 122. Questo articolo della Costituzione lo abbiamo già analizzato andando a verificare quali sono i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Consiglio. In questo caso lo andiamo ad analizzare dal punto di vista del Presidente della Regione. Abbiamo visto che tali casi sono disciplinati da legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce la durata anche degli organi elettivi. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto non disponga diversamente, è eletto a suffragio universale diretto, modifica apportata all'articolo 122, come abbiamo già evidenziato, della legge costituzionale 1 del 99. E il Presidente eletto nomina inoltre e revoca i componenti della Giunta, quindi queste sono funzioni deferite al Presidente direttamente dalla Costituzione. Si prevede dunque l'elezione diretta del Presidente, salvo diverso orientamento espresso nello Statuto, ma tutte le regioni hanno sposato appunto l'ipotesi dell'elezione diretta a suffragio universale. L'articolo 4 della legge 165 del 2004 individua appunto un sistema elettorale che agevoli la formazione di maggioranze stabili, la contestualità dell'elezione del Presidente con il Consiglio attraverso suffragio universale diretto, e utilizzando il sistema del divieto del mandato imperativo. L'articolo 3,1 della legge 215 del 2012 ha anche previsto l'ipotesi della promozione della parità tra uomini e donne. Sono norme che sono applicabili sia al Consiglio che ovviamente al Presidente della Giunta. Per quanto riguarda la competenza disciplinare del sistema di elezione, è attribuito alle regioni, e così come anche quello relativo al sistema di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei consiglieri. La Corte Costituzionale nel 2012 ha affermato che per sistema di elezione si intende il fenomeno elettorale complessivamente, così come già abbiamo visto nell'ambito
dell'esposizione relativa al Consiglio regionale. Per quanto riguarda le regioni autonome, è la legge regionale 2 del 2001 che estende tutte le regole in tema di elezione diretta ai presidenti, anche alle regioni a statuto speciale. Quindi diciamo che questa parte relativa agli organi regionali può essere utilizzata sia per quanto riguarda l'organo giunta, l'organo, scusate, consiglio, che per quanto riguarda l'organo presidente della regione. Per quanto riguarda i casi di incompatibilità, di ineleggibilità, devono essere disciplinati da legge regionale. Le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti siano applicate misure di prevenzione sono disciplinate dall'articolo 2,1 della legge 165 del 2004 e le cause di incandidabilità sono invece disciplinate dal legislatore statale. Per quanto riguarda la durata della carica, ci si riporta sempre all'articolo 5 della legge 165 del 2004, poiché durano in carica 5 anni, fatta salva l'ipotesi di scioglimento anticipato. Tra i principi fondamentali, l'articolo 2 della legge 165 implica anche la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto. Questa è una peculiarità applicabile al Presidente della Regione. Articolo 126, lo abbiamo già analizzato dal punto di vista del Consiglio. Quindi il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 126, può essere revocato con decreto motivato del Presidente della Repubblica laddove si abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Per ragioni di sicurezza nazionale, il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con la legge della Repubblica. Queste sono cause esterne di scioglimento e di decadenza della figura del Presidente della Regione, che si distinguono da quelle interne che sono inerenti al secondo comma dell'articolo 126, ovvero riconducibili alla mozione di sfiducia richiesta attraverso mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e approvata con appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti, che abbiamo già visto nella descrizione dell'organo Consiglio regionale. Quindi abbiamo delle cause patologiche di rimozione del Presidente del Consiglio, cioè diverse dalla morte, ad esempio, o dall'impedimento permanente o dalla revoca, che sono gli atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, la messa in pericolo della sicurezza nazionale. Quindi sono dei casi in cui lo Stato è chiamato ad intervenire a difesa dei supremi interessi della comunità repubblicana. E come viene espletato queste cause di decadenza? Attraverso un decreto motivato del Presidente della Repubblica e attraverso il parere di una commissione di deputati e senatori per le questioni regionali ed è uno dei quesiti che vi ho posto in precedenza in questa lezione, proprio per anticiparvi una delle ipotesi di decadenza e di rimozione del Presidente e del Consiglio. Caso interno invece è la mozione di sfiducia. Abbiamo visto mozione motivata dal Consiglio regionale, sottoscritta da almeno un quinto, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. Non può essere messa in discussione prima di 3 giorni della presentazione. Questo per evitare che ci possano essere mutamenti di idee che possono rendere la mozione motivata inconsistente, quindi non in grado di essere portata avanti. Quindi, cosa significa questo secondo comma dell'articolo 126 che abbiamo già ampiamente analizzato? Qual è la ratio? Quella di assicurare la stabilità degli esecutivi nazionali e regionali, perché appunto è una norma cosiddetta anti-ribaltone, perché se venisse meno il rapporto fiduciario si avrebbe sia una crisi dell'esecutivo che le dimissioni della giunta, che le dimissioni e lo scioglimento della giunta regionale.
Trova quindi applicazione il principio del simul stabunt, simul cadent, perché sia il Presidente che il Consiglio, essendo legittimati dal voto del popolo, verrebbero meno se uno dei due decadesse. Quindi viene rafforzato il ruolo del Presidente, investe di garante dell'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e si assicura la stabilità degli esecutivi regionali. E analogo effetto caducatorio hanno la rimozione, la morte, l'impedimento permanente e le dimissioni del presidente, quindi cause interne che si distinguono da quelle esterne di rimozione del presidente e del consiglio. Controversa è l'ipotesi di responsabilità politica del presidente della giunta, con conseguente scioglimento del consiglio in caso di dissesto finanziario, qualificato come grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126. Nonché la sua incandidabilità a livello locale, regionale, statale ed europeo per un periodo di 10 anni, nonché l'interdizione delle cariche di governo locali, regionali, statali e dell'Unione Europea per lo stesso periodo, ovvero quello pari a 10 anni. L'articolo 126 prefigura un intervento dello Stato per rimuovere il Presidente della Giunta e sciogliere il Consiglio regionale e quindi disegna che cosa? Un iter eccezionale di decadenza della figura del Presidente a ricorrere del quale a ricorrere di gravi circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 126 in realtà non è stato mai attivato, poiché al verificarsi di condizioni particolarmente estreme e comunque riconducibili alla condotta del Presidente della Giunta regionale, sono rare nella realtà dei fatti ipotesi che si verifichino concretamente tali tipologie di violazioni. Detto ciò, passiamo al momento test. Ha effetto una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione? L'abbiamo appena visto. Non può essere messa in discussione la mozione di sfiducia se non che deposti 3 giorni. Quindi no, l'articolo 126 prevede il limite temporale di 3 giorni, quindi è facile in questo caso la risposta. È assolutamente sbagliata, è 6 giorni perché non lo prevede il disposto costituzionale. È assolutamente inconcludenti e illogiche e razionali sono le ultime due ipotesi di risposta. Giunta regionale, passiamo ad esporre l'organizzazione del terzo organo, la Giunta regionale, organo esecutivo delle regioni, lo dice il secondo comma dell'articolo 122 della stessa. Paragonando la Giunta regionale ad analoghi organi a livello statale e comunale, vediamo che l'organo esecutivo regionale è la giunta regionale, l'organo esecutivo statale è il governo, l'organo esecutivo comunale è la giunta comunale. In questo caso vi ho evidenziato le parti dell'articolo 122 inerenti alla giunta regionale, quindi i casi di ineleggibilità e incompatibilità della giunta. La impossibilità di appartenere contemporaneamente a un consiglio, a una giunta o al Parlamento europeo o alle Camere del Parlamento e il fatto che i membri della giunta vengano nominati dalla presidente che, della giunta che elegge, che nomina, ovvero e revoca i componenti della giunta. Quindi da chi si compone la giunta regionale? La giunta regionale è composta dal presidente della regione che contestualmente è presidente della giunta, quindi che ne fa parte ope legis, e da un numero ora fisso, ora variabile degli assessori effettivi e supplenti stabiliti in alcune regioni dallo statuto, in altre da leggi regionali successive, in altre di volta, in altre ancora dal consiglio all'atto di costituzione della giunta regionale. Vengono quindi nominati dalla giunta e questo lo prescrive già la Costituzione, mentre il numero degli assessori è prescritto dallo statuto. Per esempio, in alcuni istituti si prevede che non possa essere inferiore di 8 e maggiore a 10, così come anche il numero dei consiglieri viene prescritto dallo statuto. Ad esempio, in alcuni statuti viene prescritto che il numero dei consiglieri debba essere pari, ad esempio, a 50 consiglieri. E addirittura in alcuni statuti si prescrive che il numero del Consiglio delle autonomie locali e dei suoi componenti non possa essere superiore a quello del Consiglio regionale. Come si compone quindi la Giunta? Gli assessori della Giunta regionale agiscono generalmente per delega
e sono competenti ad agire a livello esecutivo per un determinato settore. Varie possono essere le tipologie di delega, per esempio, vi può essere l'assessore al contrasto delle diseguaglianze e la transizione ecologica, l'assessore al bilancio, al personale, al patrimonio, l'assessore allo sviluppo economico e alla green economy, l'assessore alla mobilità, l'assessore alle politiche per la salute, alla cultura e il paesaggio, l'assessore alle politiche scolastiche e così via. Però vengono determinati di volta in volta, una volta che viene in essere la giunta a seguito di nomina da parte del presidente della giunta regionale. Come vengono nominati i singoli assessori? Lo stabilisce ogni singolo statuto. Sono nominati dal Presidente della Regione, che li può scegliere sia tra membri eletti dal Consiglio, sia tra persone che non sono eletti a far parte del Consiglio, ma che sono particolari esperti di determinate materie. La Giunta, che è nominata dal Presidente della Regione, non deve più ottenere la fiducia del Consiglio. Gli statuti regionali possono disporre però anche diversamente. Molti statuti regionali prevedono che comunque, ammesso che non si tratti di una vera e propria fiducia, vi sia l'approvazione da un lato del programma di governo e dall'altro anche della nomina degli assessori. Diciamo che in un'ottica anche di spending review, il numero degli assessori è stato ridotto e deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio. Esempio, Statuto della Regione Emilia Romagna, consiglieri pari ad un numero di 50, assessori pari ad un numero non inferiore ad 8 e non superiore a 10. Questa è la proporzione che ritroviamo. Io vi ho fatto questo esempio solo a titolo appunto esemplificativo, ma non esaustivo, però ritroverete proporzioni molto simili anche negli altri consigli regionali. Quali sono le funzioni della Giunta? La Giunta è un organo collegiale, ha competenza residuale, cioè svolge tutte le funzioni che non sono espressamente definite o al Consiglio o al Presidente della Regione, ha competenza amministrativa generale, che si esercita attraverso tutte quelle attività che non sono assegnate specificatamente ad altri organi che sono prestabilite nello Statuto. Esercita le proprie funzioni in maniera collegiale, ad esempio a potere di iniziativa, ma da un punto di vista legislativo o da un punto di vista collegiale, non individuale, come accade invece nel Consiglio, dove l'iniziativa viene conferita a ciascun consigliere regionale, delibera normalmente con la maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale generalmente il voto del presidente. C'è da dire che normalmente, se le sedute del Consiglio, in quanto di organo di rappresentanza, di coordinamento, di indirizzo e di controllo, sono pubbliche, le sedute della Giunta, salvo particolari motivi, sono generalmente segrete, non sono pubbliche. Quindi, quali sono quindi le funzioni della Giunta? Partecipazione alla funzione di indirizzo politico, quindi individuazione dei fini che la collettività regionale deve perseguire, esercizio dell'iniziativa delle leggi regionali, potestà regolamentare, laddove lo statuto gli conferisce questa competenza, predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo del piano di sviluppo territoriale, che poi viene approvato dal Consiglio, delibera sulla promozione dei ricorsi di legittimità costituzionale, sui conflitti di attribuzione, una volta sentita il Consiglio. Per motivi di urgenza, generalmente la Giunta può sostituirsi al Consiglio, nella successiva seduta utile, il Consiglio ratifica l'operato della Giunta. Non può esercitare la funzione legislativa al posto del Consiglio perché in regione, nelle regioni, non è ammessa la decretazione di urgenza. Questa è una domanda che vi possono fare, che vi può capitare in un quiz, durante una prova concorsuale, ma vi può capitare anche all'orale, anche da me, anche all'interno di un discorso più ampio. Quindi tenetelo bene a mente. Potere regolamentare della Giunta. Diciamo che comparando i diversi statuti approvati dopo la riforma, affiora che nessuna regione ha previsto il potere della Giunta di adottare atti normativi di rango primario, né nella forma di decreti legge né in quella dei decreti legislativi, l'abbiamo appena visto. Fondamentale è il ruolo dello statuto nella disciplina delle fonti e lo abbiamo visto nella precedente lezione, la lezione numero 4.
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 2002, numero 313, ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 della legge Lombarda 2 del 2002 nella parte in cui conferiva alla Giunta la possibilità di attuare con un regolamento la disciplina in essa contenuta. Quindi, in presenza di una possibilità particolarmente elevata di soluzioni organizzative del potere regolamentare, deve riconoscersi prevalenza all'autonomia regionale, che vede la distribuzione delle competenze normative stabilite dallo Statuto, che non deve essere incompatibile con le funzioni di quell'articolo 121 della Costituzione. Normalmente la Giunta viene data la possibilità di approvare i regolamenti non delegati. Quindi la competenza regolamentare della Giunta, salvo delega dello Stato e delle Regioni, in quel caso quasi sempre il potere regolamentare è deferito al Consiglio regionale. Mozione di sfiducia e revoca degli assessori può avvenire anche nel caso appunto degli assessori che vi sia una mozione di sfiducia. Due sono gli strumenti per poter sottoporre al sindacato politico l'operato degli assessori. Da un lato la mozione di sfiducia e dall'altro la revoca. La prima è una modalità operativa tipica delle regioni a statuto speciale. Si applica all'intera giunta laddove viene meno il rapporto di fiducia. Deve essere sottoscritta da un quorum variabile di consiglieri e approvata per appello nominale e a maggioranza, semplice o qualificata, dei consiglieri in carico dei presenti. Invece la revoca è un istituto previsto in tutti gli statuti delle regioni a statuto ordinario e può essere individuale o collettivo e determina l'immediata cessazione della carica, ma non implica la possibilità da parte del Consiglio di revocare assolutamente gli assessori. Ad ogni modo, laddove vi sia la messa in evidenza di una inappropriatezza da parte di un assessore, da parte del Consiglio, comunque deve essere il Presidente della Giunta a revocare l'assessore. Allora, proroga e prorogatio delle Camere. La proroga può essere consentita con legge solo in caso di guerra, mentre la prorogatio consente la continuità delle funzioni delle Camere una volta sciolte. Nessuna sono la stessa cosa. La proroga consente la continuità delle funzioni una volta sciolta. La prorogatio può essere consentita con legge solo in casi di guerra. La proroga è decisa dalle Camere con legge, mentre la prorogatio del Presidente della Repubblica. Allora, diciamo che la ultima opzione, proroga decisa dalle Camere con legge, mentre la prorogazione del Presidente della Repubblica è la più assurda, quella che assolutamente va eliminata per prima. La risposta numero C inverte le soluzioni della questione, perché la proroga può essere consentita con legge solo in caso di guerra, mentre invece la prorogazione abbiamo visto essere un istituto che consente la continuità delle funzioni, quindi la risposta giusta è la risposta A. Nessuna sono la stessa cosa, è anche una risposta in maniera molto evidente sbagliata. E è importante ricordare l'istituto della prorogatio sia in capo alla Giunta che in capo al Consiglio. Il Consiglio normalmente svolge le attività di ordinaria amministrazione, mentre la Giunta quelle di straordinaria amministrazione nell'ipotesi di prorogatio. Va tenuto a mente questo concetto. Organizzazione amministrativa degli organi. Partiamo dal presupposto che il nostro sistema è articolato in modo tale che vi sia una netta separazione tra tecnica e politica. La Giunta e il Consiglio regionale si avvalgono però di personale tecnico amministrativo. Il politico non ha normalmente le competenze tecniche per poter espletare le proprie funzioni, quindi si avvale del personale tecnico e della Giunta e del Consiglio. Normalmente vi sono due ruoli, il personale tecnico amministrativo della Giunta e quello del Consiglio. L'articolazione è disciplinata da una legge regionale di organizzazione e da un regolamento di attuazione della legge regionale. Normalmente chi si approccia a svolgere dei concorsi in regione li svolge per andare a confluire nel fabbisogno della giunta, quindi si viene assunti come personale tecnico amministrativo della giunta. Dopodiché è possibile che l'Assemblea, o meglio il Consiglio, riassorba
sostanzialmente il personale della giunta, ma il posto in organico della giunta rimane indisponibile, rimane a disposizione della persona che l'ha lasciato vacante, perché normalmente gli incarichi in assemblea, in consiglio, presso quindi organi politici, viene sostanzialmente deferito nell'ambito di segreterie particolari che hanno una durata limitata nel tempo. Allo scadere del mandato, normalmente si ritorna a ricoprire il ruolo di incarico che si aveva in giunta. La disciplina normativa regionale specifica e declina quanto previsto nel TUPI, cioè nel testo unico sul pubblico impiego, decreto legislativo 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni. Ciascun organo politico quindi è dotato di una propria organizzazione amministrativa, nel rispetto però della distinzione tra tecnica e politica. Cioè non esiste che un organo politico possa dare delle disposizioni a un organo di tipo tecnico. Vi sono degli strumenti di raccordo, normalmente dei comitati di direzione che ricollegano gli organi politici agli organi tecnici, e vi è un'articolazione peculiare che vede un unico ruolo della dirigenza articolato in direttori generali e in responsabili di servizio. Ma non si tratta di prima e di seconda fascia, e quindi le direzioni generali che vanno a confluire normalmente in un comitato di direzione svolgono un ruolo che è stato definito dalla dottrina quasi come bifronte. Si è parlato appunto di questa figura mitologica del giorno bifronte, che ha un volto rivolto verso l'alto, quindi verso gli organi politici, e un altro rivolto verso il basso, cioè verso gli organi tecnici. Ma il direttore generale è un organo tecnico, è un organo tecnico che quindi non ha un'analogia con un sistema di spoil system all'americana, ma sì, ha un incarico che ha tempo determinato e che poi però vede questa netta divisione tra le funzioni di macro-organizzazione e quelle di micro-organizzazione, la separazione tra tecnica e politica, che è alla base dello svolgimento delle attività amministrative all'interno degli enti territoriali, che sarà oggetto, tra l'altro, della prossima lezione, la lezione numero 6. Quindi, volendo darvi un quadro di insieme, vi ho voluto rappresentare in questo modo l'organizzazione amministrativa, degli organi Giunta regionale e Consiglio regionale. Allora, nelle giunte regionali abbiamo i direzioni generali, che poi si articolano in servizi, e all'interno di ciascun servizio avremo la delega di funzione delle posizioni organizzative. Sempre all'interno della giunta vediamo agenzie e istituti che si articolano in servizi e in posizioni organizzative, e all'interno del Consiglio regionale abbiamo una direzione generale che si articola in servizi e in posizioni organizzative. È solo un cenno, vuole essere soltanto un input alla prossima lezione, ma è un'articolazione particolarmente complessa. Momento quiz. Vi è inserito un quesito che non è oggetto specifico di questa lezione, ma che comunque dovete conoscere, la base del diritto regionale. Terzo comma dell'articolo 118. Il terzo comma dell'articolo 118 prevede che con legge statale siano disciplinate forme di coordinamento tra Stato e Regioni in alcune materie, tra cui l'ordine pubblico e la sicurezza, i porti e aeroporti civili, la tutela della salute, la previdenza sociale. Allora, è una domanda particolarmente complessa. Queste forme di coordinamento prendono molto spesso la veste delle intese relative a materie per le quali è meglio che sia diciamo, a livello locale vengano disciplinate. E in modo particolare si tratta, ve lo anticipo, l'ordine pubblico e la sicurezza. Diciamo, fa parte di quegli strumenti di regionalismo che viene definito cooperativo, che è essenziale all'interno di uno Stato che vede appunto quale sua caratteristica il regionalismo, quindi di uno Stato regionale, che è necessariamente in un'ottica di multi-level governance,
vede degli strumenti di coordinamento. Non potrebbe trattarsi di porti e aeroporti civili, di tutela della salute e della previdenza sociale, che invece sono oggetto dell'articolo 117, che non sono previsti dall'articolo 118, che ricordiamolo. È l'articolo inerente alla sussidiarietà verticale e orizzontale, all'ultimo comma. Quindi è un argomento che attiene al pluralismo istituzionale. Consiglio delle autonomie locali. Ho ritenuto essenziale, anche se può sembrare ripetitivo, dire qualcosa in merito a questo organo consultivo che è previsto dall'ultimo comma della Costituzione, dell'articolo 123 della Costituzione, che è stato introdotto dalla legge costituzionale 3 del 2001. Il compito principale del CAL, del Consiglio delle Autonomie Locali, è quello di coordinare la regione e gli enti locali. I membri sono infatti rappresentanti delle regioni e degli enti locali stessi. È un organo detto impropriamente tale perché non è incluso nel novero di quelli ricompresi e citati nell'articolo 121 della Costituzione. Quali sono le funzioni del CAIL? Analizzando le varie discipline regionali, sia a livello statutario che legislativo che regolamentare, si vince che il CAIL è titolare di prerogative destinate ad esercitarsi nei confronti tanto dell'organo legislativo quanto di quello esecutivo, attraverso la partecipazione alla funzione legislativa, che si concretizza in poteri di impulso anche sotto forma di proposte legislative destinate all'aggiunto al Consiglio, di espressione di pareri su disegni o proposte di legge da formulare nei confronti della giunta, il CAIL si colloca al di fuori dell'area governativa dal punto di vista organizzativo e strutturale, per garantirne appunto l'autonomia, e si attribuisce al CAIL un potere realmente incisivo perché si garantisce che in un'eventuale posizione negativa espressa o in una mancata intesa con il CAIL si debba tener conto di tale opinione negativa o omissione di intesa nell'adozione dell'atto conseguente. Quindi l'articolo 123 statuisce che in ogni regione lo statuto disciplini il Consiglio delle Autonomie Locali, quale organo di consultazione. Alcuni lo definiscono qualche statuto anche come di rappresentanza e di coordinamento, ad esempio lo statuto della Regione Emilia-Romagna, l'articolo 23. Questo comma è stato aggiunto dall'articolo 7 della legge costituzionale 3 del 2001. È un organo preordinato a permettere agli enti locali di raccordarsi con la regione, facendosi portatore dei loro interessi. All'inizio vi ho parlato di come si colloca la regione nei confronti degli enti locali, anche alla luce dei primi articoli del testo unico sugli enti locali. La sua istituzione rappresenta una forma di coordinamento tra i vari livelli di governo, così come avviene per la conferenza Stato-Regioni e per la conferenza Stato-Autonomie. Le soluzioni adottate nella disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali sono diverse. Sicuramente il miglior modo per valorizzare il ruolo del CAIL è di regolamentarne le funzioni principali all'interno degli statuti, così come è avvenuto nella maggioranza degli statuti delle regioni ordinarie e anche per quanto riguarda le leggi statutarie per le regioni ad autonomia differenziata. Il CAIL non è stretto senso un organo di governo della regione e opera e realizza, concretizza appunto quel sistema di governance multilivello che può determinare delle ricadute sugli equilibri degli organi contitolari della funzione di indirizzo politico. Il CAIL deve essere un organo valorizzato proprio perché deve essere messa in evidenza la volontà regionale di porsi al servizio delle comunità locali, proprio nell'ottica del principio di sussidiarietà. Abbiamo quindi un sistema integrato, nell'ottica più complessa del pluralismo istituzionale che caratterizza il sistema regionale italiano, sia per gli interessi pubblici da realizzare che per le competenze da esercitare per queste finalità di regolazione. Ed è espressione di un'intensa autonomia non solo delle regioni, ma delle autonomie locali in sé, è esclusivamente prendendo nota, tenendo conto
valorizzando il ruolo anche delle autonomie locali tramite anche diciamo, l'utilizzo che farebbe di fare quindi quest'opera di consultazione che avviene tra regioni e enti locali tramite il CAL, si realizza il principio di leale collaborazione di quell'articolo 120 della Costituzione. Momento test. È efficace una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta sottoscritta da un quinto dei consiglieri regionali? Lo abbiamo visto, la risposta in questo caso è particolarmente semplice. Sì, è sufficiente la sottoscrizione di almeno tre componenti, è diciamo, una norma mai sentita, quindi è una pura invenzione. Sì, è sufficiente la sottoscrizione di almeno un decimo, non si parla di un decimo nel caso della mozione di sfiducia. No, è necessaria la sottoscrizione di almeno un terzo dei consiglieri regionali. Non si tratta di un terzo perché l'articolo 126 al secondo comma prevede che la mozione di sfiducia debba essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali. L'abbiamo già visto diverse volte. Vi ho reinserito un quesito relativo alla mozione di sfiducia, quindi ad una delle cause cadutatorie del Presidente della Giunta piuttosto che contestualmente anche del Consiglio, perché è un argomento particolarmente importante, riconducibile al principio che abbiamo analizzato diverse volte del simul stabunt, simul carent. Gli organi di garanzia statutaria, passiamo quindi ad analizzare degli organi che non sono previsti, quali organi necessari da parte della Costituzione. Gli organi di garanzia statutaria sono una novità degli statuti regionali approvati dopo la riforma del titolo V. Il compito principale di questi organi è quello di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali, primarie e secondarie, allo statuto. Questi organi si qualificano come non necessari. La loro istituzione non è imposta dall'articolo 123, ma sono utili strumenti per assicurare l'effettività delle disposizioni dello statuto e per favorire la qualità della normazione. Nella scorsa lezione in cui abbiamo parlato delle fonti normative, abbiamo parlato anche di strumenti peculiari, di semplificazione, ma anche di strumenti particolari quali le clausole valutative, il sistema del LAIR e del MOA, strumenti essenziali per verificare che vi sia l'efficacia, l'efficienza e il raggiungimento dell'obiettivo da perseguire attraverso la normazione regionale. Le funzioni svolte appunto dagli organi di garanzia statutaria sono di alto rilievo nel procedimento di formazione degli atti normativi. Alla qualificazione di queste funzioni concorrono i requisiti di professionalità e indipendenza previsti nei vari ordinamenti regionali, che vengono a caratterizzarsi come organi altamente tecnico-giuridici chiamati a svolgere un ruolo incisivo sulla qualità del prodotto normativo. Gli organi di garanzia statutaria sono presenti in tutti i nuovi statuti, che prevedono un rinvio più o meno ampio alle leggi regionali per la loro regolamentazione. Alcuni statuti dispongono che queste leggi regionali siano approvate a maggioranza assoluta da parte del Consiglio regionale. Alcuni studiosi, parte della dottrina, ha evidenziato dubbi di legittimità in merito all'ampiezza di alcune riserve di legge, alla quale alcuni statuti demandano non solo la facoltà della disciplina del funzionamento dell'organo di garanzia statutaria, nonché dell'organizzazione e delle modalità di elezione, ma anche il compito di concorrere a definire le attribuzioni dell'organo stesso, che potrebbe incidere sulla materia dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione, che è riservata allo statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, ed è un argomento particolarmente interessante. Perplessità ha suscitato anche il rinvio al regolamento interno del Consiglio regionale, contenuti in alcuni statuti per la individuazione di ulteriori funzioni in capo all'organo di garanzia. Le perplessità sono generate dal fatto che il regolamento consiliare, poiché è una fonte a competenza riservata e limitata, non può attribuire al Collegio di Garanzia Statutaria funzioni riguardanti organi o soggetti diversi dallo stesso Consiglio regionale. Quali sono i tratti caratterizzanti dell'organo di garanzia statutaria? L'elezione dei componenti o della maggioranza di essi è riservata al Consiglio regionale. Sono previsti i requisiti specifici per i componenti, volti ad assicurare le capacità tecnico-giuridiche che devono ricoprire. Gli statuti contengono disposizioni sulla durata degli organi, che in genere non coincide con quella degli altri organi, molto spesso ha una durata superiore, ad esempio 7 anni, proprio per garantirne l'indipendenza, l'imparzialità, la scissione
dagli organi politici. Gli statuti o le leggi regionali attuative prevedono delle cause di incompatibilità con l'incarico di componente dell'organo di garanzia statutaria. Gli elementi che caratterizzano l'organo di garanzia statutaria sono finalizzati a garantire la maggiore indipendenza e imparzialità possibile di questi organi dal Consiglio regionale che li ha nominati. La maggioranza qualificata che è richiesta al Consiglio regionale per nominare i componenti dell'organo di garanzia statutaria, i requisiti di qualificazione professionale, la durata in carica di questi organi, solitamente superiore a quella dell'Assemblea che li eletti, concorrono a renderli autonomi dagli apparati politici che li hanno scelti. Elemento comune a tutti gli organi di garanzia statutaria si rinviene nell'ambito delle competenze. Da un lato il controllo di conformità delle fonti normative allo statuto, il giudizio di ammissibilità alle richieste di referendum, e poi vi sono altre funzioni che variano da regione a regione, per esempio il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa popolare e la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi regionali. Il controllo di conformità delle fonti normative allo statuto di sicuro è la funzione più tipica degli organi di garanzia statutaria e costituisce la loro ragione di essere. Il controllo di compatibilità statutaria delle fonti normative vede dei soggetti legittimati a ricorrere ai collegi di garanzia: una persona dei consigli regionali, il presidente della giunta, il presidente del consiglio regionale e il CAL, oppure il suo presidente. Quali sono gli atti sottoponibili a verifica? Progetti di legge e di regolamento, solo le proposte di legge, le proposte di regolamento generale del Consiglio, le leggi e regolamenti generali, le delibere legislative, nonché il regolamento interno del Consiglio. Cioè, gli atti sottoponibili alla verifica da parte di quest'organo variano di regione a regione in base alla disciplina che se ne deduce dallo statuto. Quali sono gli effetti prodotti dai pareri degli organi di garanzia? Gli statuti regolamentano questi effetti. L'obbligo di riesame a carico dell'organo regionale competente, nessun obbligo tranne quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere, o la possibilità del Consiglio regionale di deliberare in senso contrario solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il giudizio di conformità a natura preventiva si inserisce in una fase anteriore alla promulgazione o all'emanazione degli atti stessi. Nell'eventualità di un parere negativo, la scelta di adeguarsi è rimessa alla discrezionalità dell'organo regionale competente ad adottare quell'atto specifico. E il carattere non vincolante dei pareri espressi è una condizione indispensabile affinché si possa avere legittimità costituzionale della disciplina che riguarda il controllo sugli atti normativi. Si tratta comunque di controlli interni. L'estensione degli statuti alla disciplina degli ambiti non ricompresi nell'articolo 123, quindi l'introduzione di organi non necessari, diversi e aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla disciplina costituzionale, ha comportato la necessità di introdurre una forma di sindacato preventivo sulle leggi regionali che è volta ad assicurare l'effettiva intangibilità degli statuti. Poiché i consigli regionali possono svolgere un ruolo importante se si fanno carico della buona qualità delle leggi che approvano e dei problemi e delle esigenze di tutta la società rappresentata. Quindi gli organi regionali di garanzia statutaria possono sicuramente contribuire a migliorare la qualità del prodotto legislativo attraverso la loro funzione di sindacato preventivo sulle leggi regionali, quindi di controllo interno preventivo sugli atti. Momento teste, articolo 120. Qualora lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il governo può sostituirsi a organi delle città metropolitane? Vi ho già dato la risposta giusta, è sì, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali, poiché non troviamo alcun riferimento nell'articolo 120 ai confini territoriali dei governi locali. Andate poi ad analizzare, a scoprire da voi perché le altre risposte sono assolutamente non conformi al quesito. Difensore civico, chiudo la trattazione di questa lezione con una breve esposizione di una figura peculiare che è quella del difensore civico, che è un organo della pubblica amministrazione che è generalmente disciplinato dagli statuti regionali, che ha il compito di garantire che cosa? L'imparzialità e il buon andamento a tutela del cittadino.
È una figura che scaturisce dal costituzionalismo scandinavo, che vedeva già agli inizi del XIX secolo nascere il cosiddetto ombudsman, ovvero colui che funge da tramite. Il difensore civico è in sostanza una sorta di mediatore tra la pubblica amministrazione e il cittadino. È un organo in senso tecnico, non è previsto dalla Costituzione ex articolo 121, è un mediatore, cerca di sanare i conflitti tra la pubblica amministrazione con strumenti persuasivi, evitando il ricorso all'amministrazione della giustizia. Quindi è un organo che funge da strumento deflattivo del contenzioso. Quali sono le sue funzioni? La tutela delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino, la garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Quindi tutela il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, elimina le discriminazioni, gli abusi, i ritardi, le disfunzioni che riguardano il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, accoglie reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio preposto, promuove l'affermazione dei diritti umani e di cittadinanza, chiede chiarimenti all'amministrazione ed ottiene delle risposte con pieno accesso a tutti gli atti, senza limiti di segretezza, e segnala eventuali disfunzioni suggerendo eventuali rimedi. Non può annullare provvedimenti amministrativi, non può adottarne in sostituzione di organi uffici, non si può esprimere in merito alle scelte politiche dell'amministrazione, non può effettuare sopralluoghi o perizie tecniche, non può rappresentare il cittadino in giudizio né fornire consulenze legali perché non è un avvocato, non può sospendere i termini che ricorrono in via amministrativo-giurisdizionale, non può regolare le controversie tra privati, per esempio quelle commerciali o condominiali. È presente in tutte le regioni, mentre è stato abolito la figura del difensore civico comunale dalla legge finanziaria del 2010. Un particolare ruolo gli viene attribuito dall'articolo 25 della legge 241 del 90 e dall'articolo 5,8 del decreto legislativo 33 del 2013, per quanto riguarda l'accesso ai documenti amministrativi. Il difensore civico ha potere di decisione su ricorsi dei cittadini, associazioni, imprese, amministratori pubblici per i diniegi di accesso, sia nel caso di accesso documentale, ex articolo 22 seguenti della legge 41 del 90, sia in caso di accesso civico semplice e generalizzato, di quell'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013, sia in caso di accesso alle informazioni dei consiglieri comunali e provinciali, di quell'articolo 43 del TUEL, oltre che di quello dei consiglieri regionali, previsto da specifiche fonti regionali e che rientra nelle specifiche prerogative dei consiglieri. Sicuramente la difesa civica è da ricondurre ad un sistema più ampio, che è quello delle Alternative Dispute Resolution, quindi contribuisce a prevenire il ricorso a lunghe e costose procedure giudiziarie, perché riduce la distanza tra cittadini e pubblica amministrazione, accrescendone fiducia. Qual è la finalità quindi dell'istituzione di una figura simile? Quella di consolidare, di rafforzare il rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino sulla base di un rapporto di tipo collaborativo, di buona fede, mediante la promozione del contraddittorio in una fase precontenziosa. Oltretutto, il suo intervento è gratuito. Quindi qui vi ho riassunto in sintesi quello che fa. È un ufficio gratuito, si occupa di tutti i casi di cattiva amministrazione. È il servizio offerto gratuitamente ed aperto a tutti, è un mediatore tra gli utenti e l'amministrazione, non è né un giudice né un avvocato, ma un soggetto esterno all'amministrazione con funzioni di garanzia e indipendenza, anche in questo caso ha una durata superiore generalmente rispetto agli organi politici, opera in un'ottica di conciliazione e di mediazione, si avvale di una rete di difensori civici regionali e delle province autonome e tutela i cittadini da possibili abusi della pubblica amministrazione. Chiuso questo argomento, passiamo all'ultimo test di oggi. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale? È un argomento che abbiamo ampiamente dipanato nelle precedenti lezioni. Sicuramente non dinanzi al Tribunale Ordinario, né davanti al TAR del Lazio o davanti al Consiglio di Stato, perché hanno funzioni differenti, non quello di giudicare sulla legittimità delle leggi o sulla sfera di competenza della Regione. Lo può fare dinanzi all'organo preposto dal punto di vista costituzionale, che è la Corte Costituzionale. Conclusioni. Anche oggi siamo giunti alla fine dell'esposizione e di questo excursus sugli organi della Regione.
Concludo mettendo in evidenza come nell'elaborare nuovi statuti le regioni hanno manifestato una netta propensione ad estendere le previsioni statutarie oltre il contenuto costituzionalmente previsto come necessario dall'articolo 123. Spesso si sono dedicati parecchi articoli alla definizione di principi generali, di finalità dell'azione regionale. Alcuni statuti, ad esempio, utilizzano dei preamboli che non hanno però valore cogente. L'autonomia statutaria ha visto, come abbiamo potuto constatare in questa lezione, anche l'istituzione di organi non necessari, come l'organo di garanzia statutaria, come il difensore civico, così come ogni statuto nella piena autonomia prevede delle commissioni speciali, per esempio le commissioni d'inchiesta, che nulla hanno a che fare con gli organi, ma che però diversificano, in virtù dell'autonomia regionale, l'operato della regione. Questa potenzialità espansiva dell'autonomia statutaria regionale è fortemente però condizionata dal punto di vista dell'attività organizzativa della regione e non solo in relazione agli organi, dal complessivo assetto istituzionale nel quale si trovano ad operare le regioni, che vedono da un lato la previsione costituzionale, dall'altra la legislazione statale, che continuano a pervadere l'area di autonomia, delle regioni. È con questo spunto di riflessione, che ho tratto da un interessantissimo articolo relativo all'organizzazione politica e amministrativa delle regioni italiane di Gardini, pubblicato nella rivista Ius Publicum, vi lascio, augurandovi, una buona lettura e un buon ascolto.